No, allora abbiamo direi 15 minuti per discutere queste quattro relazioni molto ricche prima di premiarci con un caffè e poi tornare a riprendere i lavori. Vedo già, e direi di chiedere chi vuole a chi e non di articolare il dibattito, perciò vedo già una prima mano. I canoni di rappresentazione di genere dell'arte rinascimentale, soprattutto tardo rinascimentale, sono tali per cui loro raffiguravano giovani adolescenti con fogge di capelli e abiti che a noi sembrano femminili. Ecco, anche corpo molle, un po' pingue, per cui questo è una cosa che risale già all'antichità, per esempio Dioniso è spesso, se si vede, quando si trova un torso di Dioniso a volte c'è anche l'incertezza, è stato maschile o femminile? È un tipo di rappresentazione dell'adolescente che viene anche recuperata nel tardo Cinquecento, è quella che fa gridare al complotto quando pensiamo che San Giovanni Battista nell'ultima cena di Leonardo sia una donna, in realtà è semplicemente raffigurato secondo questi canoni estetici e a noi sembra tale. Per quanto riguarda il vecchio seduto sulla riva del fiume, è il fiume, cioè in Eridano è la personificazione di Eridano, che in base a due distinte tradizioni iconografiche che ci sono entrambe nell'arte greco-romana, può o nuotare dentro il fiume o essere seduto, sdraiato, diciamo, appoggiato così sulla riva del fiume, sulla riva dell'acqua. A seconda di che fiume si tratta, di solito il fiume che sta seduto è un fiume anziano. Per esempio Eridano, identificato come il Po, è un fiume lungo e che si muove lentamente e quindi è un anziano. Per esempio l'esempio tipico dell'altro tipo di fiume è Oronte, che è il fiume di Antiochia, che è un fiume molto impetuoso e infatti è un giovane che nuota. Però quello non è Fetonte, è il fiume stesso. Ecco. È come nei, scusate, è un confronto un po' pazzesco, ma nei manga giapponesi ci sono queste divinità del fiume, anche nei film di Miyazaki, la divinità del fiume che è anche rappresentata come dentro l'acqua, come una figura che sta dentro l'acqua, che tu vedi passare. No, da un punto di vista delle attestazioni iconografiche nell'arte antica, Fetonte compare soltanto su sarcofagi, quindi è un mito che poi si lega ad altre questioni e non è il mito stesso che interessa all'osservatore antico, ma è proprio la disgrazia, la grande difficoltà, e quindi si spiega al di là e al di fuori del mito. Invece mi colpiva il frammento che Anna ha fatto vedere dell'auriga da questo punto di vista, perché è un'auriga greco. Non è un'auriga romano, perché veste ancora la veste lunga, la xustis, e invece per quanto riguarda la rappresentazione dell'auriga su rilievi romani, quindi è ancora l'eniocos, non l'auriga, la foggia sarebbe stata con veste corta. Mi chiedo se poi quello che tu hai interpretato come scettro, che in quel caso è scettro, non possa essere anche una semplificazione della palma che l'auriga spesso su rilievi porta e che è lo stecco, e quindi molto molto semplificato ovviamente. Però mi colpiva il fatto che l'iconografia scelta su un pezzo di primo, secondo, dopo è un'iconografia prettamente greca. Considera che un orologio di questa sofisticazione, secondo me, è un prodotto greco, cioè sarà venuto da Archimede, sarà venuto poi dopo, l'avranno preso anche i romani, non lo so, ma questo tipo di aggeggi così complicati, secondo me, sono di scuola astronomica. È a favore di una assolutamente di una versione precedente, al di là della cronologia data al pezzo, ma l'iconografia invita a risalire, non saprei di quanto, però è qualcosa che non ha nulla a che fare con l'iconografia romana e con una cronologia tarda, diciamo. Senti, così. Non so quando datano i primi documenti di questo tipo di archibugi. Però sicuramente non sono molto antichi, secondo me roba da Alessandrina in poi. Quindi sì, torna molto bene. L'hanno trovato fra l'altro a Salisburgo, quindi. Però sì, è giustissimo, mi convince in pieno che sia
che abbiano semplicemente riprodotto un modello greco, anche nei disegni. Sorry, no, I hope you don't mind if I speak in English, but I have written an article on the early iconography of the river god, and my article, as you know, is says if you are a minor deity, your iconography is never established, and it comes and goes. But I just a second point. I know the figure to which you're referring, and that is a woman. And there is an article by Ellie Decker. She wrote it about 15 years ago, and for the life of me, I cannot remember what she said. But she did find the source of why it is a woman. So we know. Altre domande? Filippo Maria Pontano. Per Anna, brevemente, a me piace molto l'idea che è stata più volte evocata che ci siano delle mappe o delle sfere addirittura dietro a queste descrizioni. Mi chiedo però se l'esempio di Andromeda funzioni in questo senso, o meglio, le mappe va benissimo, però tu dicevi alla fine, sulla base, credo, del verso 207 di Germanico, parlavi delle rocce. Ora, le rocce qui sono evocate esclusivamente come comparazione però in germanico, cioè non sono, cioè l'iconografia di Andromeda è talmente stabilita in ogni sorta di ekphrasis che, voglio dire, è chiaro che germanico poteva evocarla semplicemente come qualcosa di notissimo al pubblico, cioè non so se sia necessario mettere in relazione questo fatto con un qualcosa di illustrato in relazione al cielo. Questa Hai ragione, naturalmente, può essere benissimo che lui si è ispirato a pitture, ce n'è una pompeiana famosa o così. Quello che mi colpisce è che non gli era necessario affatto, perché lui poteva parlare benissimo delle catene. Cioè, lui ha tirato in ballo queste rocce in maniera assolutamente, non erano nel suo modello, non erano funzionali a niente. Io penso che gliel'ha suggerito un'illustrazione. Penso che è difficile che uno si metta a parlare di rocce così, anche perché lui sa benissimo che nelle mappe non ci sono. Ci sono Andromedi assolutamente senza niente, che stanno così o addirittura con un braccio più su o più giù, forse proprio peso delle stelle, non lo so. E poi c'è invece un'infinita serie di Andromeda fra le rocce, con vari modi di rendere queste rocce, insomma così. Però nella primissima attestazione dell'iconografia di Andromeda nel V secolo è tra i pali, quindi anche lì c'è... Abbiamo anche Andromeda fra i pali. Anzi, è la prima attestazione, non come portiere, però per cui ormai è ben stabilita questa iconografia, in questo concordo anch'io con quello che diceva Filippo prima. E dopo le rocce, diciamo che si affacciano all'inizio del IV secolo, da un punto di vista iconografico. Ma secondo me viene liberata e portata in cielo la Venus, mentre nelle altre viene al mostro. È offerta al mostro, però nella scena celeste la situazione è proprio quella lì, cioè lei è offerta al mostro, il padre e la madre stanno lì disperati e arriva Pegaso, quindi la scena in cielo rappresenta proprio il momento dell'offerta al mostro. Da Pegaso, nelle carte celesti dove ci sono le stelle, dove invece viene rappresentato soltanto il catasterismo o viene rappresentato il mito, allora viene rappresentato anche nella prima fase. Come dicevi tu, nel cielo non ci sta la rappresentazione della prima fase del mito, perché porterebbe via un sacco di spazio. No, non ci sta, anche perché gli basta indicare con le catene che lei è incatenata. Spezzate le catene. Ma saranno spezzate le catene, ma il gesto del padre e della madre, certo. There's one other source, I'll provo in italiano,
C'è un'altra fonte, forse dell'iconografia di Andromeda. C'è un articolo, forse negli anni 60, scritto di Perkins sull'American Archaeology. E lui ha fatto un studio dell'iconografia di Andromeda, in particolare in confronto con i due presentazioni drammatici di Euripides e Sofocles. E lui ha detto che l'influenza di due testi ha revolutionized l'iconografia. Ma adesso c'è un grand argument fra gli storici del teatro greco su questo tipo di... È in verità di questa iconografia e riflessioni delle cose fatte on the stage. Sì, sì. Forse questi però che però secondo me hai ragione, cioè è un articolo che andrò a vedere, nel senso che sì, grosso modo sono due o catene o pali o remi, pali remi. E sì, è facile rimandarli a queste due, perché chiunque aveva visto l'Andromeda di Euripide, che era famosissima, sapeva che lei stava incatenata alle rocce così, e quando quello arrivava gli diceva: chi sei tu che hai pietà di me, dove né padre né madre l'avevano avuta. E sì, sì, sì. È vero, può avere benissimo in mente semplicemente le storie e aggiungere rocce per quello. Di fatto, poi, nell'illustrazione della costellazione nelle serie, a Quintali Andromeda sta fra le rocce. Questo, poi sì, diamine. E comunque è un'immagine che non conviene al globo. Se posso aggiungere una minima cosa, l'iconografia di Andromeda fra le rocce diventa normativa almeno dalla revisione tardo-antica dell'edizione del Corpus Arateo, quindi diciamo seconda metà del IV secolo. Prima devo ancora arrivarci, devo ancora studiare.